forse ancora in tempo di pandemia, celebriamo solennemente la Madonna del Campo, alla quale il popolo di Cave sempre si è rivolto in tempo di pandemie, come nel 1656, quando in tutto il Lazio si diffuse la peste, e poi nel 1837, quando Roma fu colpita dal colera e gli abitanti di Cave, che con essi intrattenevano commerci, si affidarono alla Madonna del Campo per essere preservati da tale morbo. Anche noi dunque questa sera desideriamo innanzitutto affidarci a lei, alla sua protezione, per chiedere con fede non soltanto per noi ma per il mondo intero duramente colpito da questa pandemia nella quale viviamo, chiediamo che Maria interceda per noi affinché la pandemia abbia fine. Sicuramente le misure di sicurezza preventiva servono, servono i vaccini, occorre curare e prevenire, dobbiamo sicuramente avere fiducia nella scienza e nella medicina, ma non dobbiamo mai dimenticare che solo Dio può guarirci e noi gli chiediamo fin d'ora, per intercessione della Madre Sua, di far cessare questo virus mortale ed incredibile, e specialmente i virus ad esso collegati, quello dell'egoismo, della speculazione anche su questa malattia, delle guerre diplomatiche, politiche, economiche che il coronavirus sta generando, e gli chiediamo di preservarci dalle situazioni pericolose che potrebbero degenerare nel mondo e anche nelle nostre città a causa della peste, della povertà e della differenza tra ricchi e poveri, tra nord e sud del pianeta, tra chi avrà i vaccini e chi non li avrà, tra chi avrà denaro per riprendersi e chi non lo avrà e sarà costretto a ricorrere a prestiti ingenti e ad alto tasso di interesse, addirittura alla criminalità organizzata che anche nelle nostre zone incomincia a dar soldi ad usura, rovinando le economie familiari o addirittura nazionali. Preghiamo anche per alcuni sacerdoti che in questo tempo ci hanno lasciato, in particolare per coloro che hanno servito la comunità di Cave e per coloro che ci hanno lasciato recentemente. Monsignor Vito Cinti, padre Angelo Foschi di Cave, don Antonio Fiasco, padre Mario Cipollone, un altro padre, Vincenzo Fantasia, che è morto il 25 aprile, anche se era della diocesi di Tivoli, anzi era un religioso, ma a Castelmadano, ormai camminiamo insieme. Per tutti loro e anche per quelli che stanno combattendo in questo momento con questo Covid terribile, preghiamo per gli anziani che non sono qui stasera e avrebbero desiderato esserci, ancora per coloro che, anche se non sacerdoti, sono già col Signore a causa del Covid o di altre malattie che in questo tempo non hanno neanche potuto curare o hanno incontrato la morte nella solitudine. Credo sia una cosa, vero che ognuno muore da solo, ma avere di fianco la mano di un amico, di una persona che ti vuole bene, di un familiare, fa tanto. Stasera davanti alla Madonna del Campo li vogliamo tutti ricordare. Preghiamo. O Madre di Dio e Madre nostra, Fiore del Campo, la nostra città di Cave, sempre nei momenti difficili della sua storia, si è rivolta a te per essere liberata da pestilenze, terremoti e carestie. In segno di devozione e fiducia nella tua materna protezione, a nome di tutti i cittadini, depongo per le mani del nostro Vescovo, davanti alla tua venerata immagine, le chiavi della città. Evviva Maria! Per quanto è stato narrato, all'epoca c'era Monsignor Don Lorenzo Castellani, come lo ricorderemo tutti, e soprattutto come Monsignore. E già da quel tempo, in qualche modo, si avvertiva che il nostro territorio era un territorio mariano, dove la Madonna era stata sempre comunque invocata, ma sempre comunque, per le nostre aspettative, non è mai mancata.